Marchigiano, romagnolo, Senti, ma il proverbio del giorno ce l'hai oggi? Al cittadino non far sapere quanto è caro il formaggio con le pere. Al cittadino bisognerebbe non far sapere tante cose ultimamente, però va bene. Senti, Antonella, stai zitta. Pronti? Siamo pronti? Andiamo subito dall'Anna? Vado da Lana, poi vi devo dire una cosa. Ricette d'Italia! Sai che vado io? Dalla signora di Bibbona. Io adoro, io sono innamorata di Bibbona. La signora Lia Galli, la nostra maestra in cucina! Nella vecchia azienda agricola, agricola, agricola. Cara Lia, dimmi che cosa hanno detto a Bibbona. Provincia di Livorno, lo ricordiamo. Dimmi che cosa ti hanno detto. Mi hanno fatto i complimenti, mi hanno detto che sono stata brava. Tu lo sai che mi devi portare qui un giorno tutti gli abitanti di Bibbona? Quanti sono? Sono troppi. Vabbè, una parte. Sì, volentieri, anzi, tutti vogliono Facciamo venire. Un pullman da Bibbona. Volentieri. Ecco, che voglio vedere che faccia hanno i bibbonesi. Perfetto. Bibbonesi si dice? Bibbonesi. A parte te, naturalmente. Sì, sì. Non è che hai anche trovato un fidanzato in questa settimana, Al no? Al momento no. Ma sempre per me tu non lo cerchi, Lia. Brava. Con gli occhi lì potresti trovarlo domani mattina. Cara Lia, vabbè, parliamo di cucina, dopo chiacchieriamo delle nostre cose. Perfetto. Tasca di manzo ripiena con purè al dragoncello. Cosa serve? Una tasca di manzo, delle patate, dei funghi porcini secchi, pistacchi, mortadella, uovo, sale, pepe, un bicchiere di vino, una noce di burro, olio, latte e brodo. E il dragoncello, naturalmente. E il dragoncello, si scusa. Per forza, perché devo fare il purè al dragoncello. Certo. Quindi il purè lo faremo a parte e la carne lo faremo. Partiamo, dai, partiamo. Ok, allora, prima mettiamo in bagno i funghi. Ah, dimmi dove ti posso aiutare, insomma, tu sì, il mio grembiule. Certo. Togli, metti i grembiuli, ogni tanto mi dimentico. Certo, prima mettiamo in bagno i funghi secchi con dell'acqua calda. Funghi secchi con acqua calda, sì, perfetto. Si mettono in ammollo in modo che diventino morbidi. E naturalmente non si usa l'acqua, vero? No. Ecco, no, si butta via. Si butta via, anzi si spremono abbastanza. Allora, tu per favore schiacci la patata. No, prima tagliami i pistacchi e la mortadella. Come guarda, le devo tagliare? Con la mezzaluna Sì, te l'ho preparata, guarda. Va bene, con la mezzaluna faccio. Io invece apro la tasca. Ok. Allora. Io tolgo tutta questa parte qui della carne, perché così rendiamo il piatto più digeribile. Questa parte qui, questo tessuto qui non... Rimane, si ferme, cioè si lega dentro allo stomaco. Sì, e poi dopo ci mettiamo di più a digerire quella sensazione di pesantezza che spesso abbiamo
A volte dipende anche da questa cosa qui. Come si capisce che un pezzo di manzo è una buona carne? Cioè tu ad esempio questo pezzo qui l'hai scelto tu? Come vai dal macellaio? Come lo scegli? Allora, essendo tu toscana insomma di carne dovresti intenderti. Allora io non vado quasi mai dal macellaio perché io nel mio agriturismo prendo una mezza bestia da un contadino che lui alleva la chianina. Ah, e poi ecco. Dopo la faccio frullare e la seziono io, di conseguenza se sbaglio è colpa mia e faccio tutto da sola insomma. Tu fai troppo tutto da sola, per quello che dopo non trovi un fidanzato. E infatti scusami, è quello che mi dicono in tanti, non ho tempo e... Raccontami un po' come è composta la tua famiglia. Allora c'è mio padre, mia mamma e mia sorella. Mia sorella ha un compagno e poi ho un nipote bellissimo, Tommaso. Che adesso è a scuola, 12 anni. Che adesso 12 anni. A scuola. E lavorate tutti lì nell'agriturismo? E lavoriamo tutti nell'agriturismo. Poi ovviamente ci sono i fratelli di mio padre, che sono tre mizii, che uno non è sposato, gli altri hanno moglie e uno ha un figlio solo, Luca. L'altro ne ha tre di figli, Paolo, Nedi e Mari. Però soltanto Paolo lavora lì con noi, le sorelle si sono sposate e non lavorano più lì nell'agriturismo, nell'azienda, che è un agriturismo però principalmente un'azienda agricola. Ecco, un'azienda agricola è bello perché tu produci tutto, bello, una bella famiglia siete. Sì. Litigate ogni tanto? Come no, come in tutte le... Poi da toscani, Come in tutte le famiglie. Ecco, una volta che ho tolto tutto questo... Tutto il grassino, diciamo. Tutte le parti... L'hai aperto come tasca. Questo è un lavoro che potete farvi fare dal macellaio. Certo. Perché se lo faccio io butto via il pezzo. No, ma poi si rischia di tagliarci, invece facendolo invece così... Ecco, una volta che è aperto... Cerchiamo di anche gli animali? Sì, abbiamo gli animali da cortile. Quelli, diciamo, quelli che non mangiate, intendo dire. Ah, sì, sì. Abbiamo un gatto. È una gatta nera. Che è la tua gatta? Sì, la gatta nera, Tea. Cani? No, cani non ne abbiamo più adesso. Se ci sono i gatti, forse meglio non ci sono i cani. A meno che tu non hai un cane come il mio che va d'accordo con i gatti. Prima avevamo tanti gatti perché il fratello di mio nonno era un cacciatore e di conseguenza in casa nostra c'erano anche tanti gatti. Allora, così ti abbiamo conosciuto un po' di più, adesso ti ho fatto parlare intanto che aprivamo la tasca. Sì. Io sto tagliando i pistacchi che adesso ti servono, sì, poi taglio la mortadella e il purè. Diamo la reclame così poi andiamo avanti a fare questa tasca di manzo ripiena al purè di dragoncello. Vado io dalla signora di Bibbona, io adoro, io sono innamorata di Bibbona, la signora Lia Galli, la nostra maestra in cucina. Nella vecchia azienda agricola, icola, icola. Cara Lia, dimmi che cosa hanno detto a Bibbona, provincia di Livorno, lo ricordiamo, dimmi che cosa ti hanno detto. Mi hanno fatto i complimenti, mi hanno detto che sono stata brava. Tu lo sai che mi devi portare qui un giorno tutti gli abitanti di Bibbona? Quanti sono? Sono troppi. Vabbè, una parte. Sì, volentieri, anzi, tutti vogliono venire. Facciamo un pullman da Bibbona. Volentieri. Ecco, che voglio vedere che faccia hanno i bibbonesi. Perfetto. Bibbonesi si dice? Bibbonesi. A parte te, naturalmente. Sì, sì. Non è che hai anche trovato un fidanzato in questa settimana, al no? Al momento no. Ma sempre per me tu non lo cerchi, Lia. Brava. Con gli occhi lì potresti trovarlo domani mattina. Cara Lia, vabbè, parliamo di cucina, dopo chiacchieriamo delle nostre cose. Perfetto. Tasca di manzo ripiena con purè al dragoncello. Cosa serve? Una tasca di manzo, delle patate, dei funghi porcini secchi, pistacchi, mortadella, uovo, sale, pepe, un bicchiere di vino, una noce di burro, olio, latte e brodo. Il dragoncello, naturalmente. E il dragoncello, si scusa. Per forza, perché devo fare il purè al dragoncello. Certo. Quindi il purè lo faremo a parte e la carne lo faremo. Partiamo, certo. Dai, partiamo. Ok, allora, prima mettiamo in bagno i funghi. Ah, dimmi dove ti posso aiutare, insomma, tu sì, il mio grembiule. Certo. Togli, metti i grembiuli, ogni tanto mi dimentico. Certo, prima mettiamo in bagno i funghi secchi con dell'acqua calda. Funghi secchi con acqua calda, sì, perfetto. Sì, si mettono in ammollo in modo che diventino morbidi. E naturalmente non si usa l'acqua, vero? No.
ecco, no, 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 si butta via. Si butta via, sì, anzi si spremono abbastanza. Allora, tu per favore schiacci la patata. No, prima tagliami i pistacchi e la mortadella. Come guarda, le devo tagliare? Con la mezzaluna? Sì, te l'ho preparata, guarda. Va bene, con la mezzaluna. Io invece apro la tasca. Okay. Allora. Io tolgo tutta questa parte qui della carne, perché così rendiamo il piatto più digeribile. Questa parte qui, questo tessuto qui non... Rimane, si ferme, cioè si lega dentro allo stomaco. Sì, e poi dopo ci mettiamo di più a digerire quella sensazione di pesantezza che spesso abbiamo. A volte dipende anche da questa cosa qui. Come si capisce che un pezzo di manzo è una buona carne? Cioè tu ad esempio questo pezzo qui l'hai scelto tu? Come vai dal macellaio? Come lo scegli? Allora, essendo tutto scana, insomma, di carne, dovresti intenderti. Allora, io non vado quasi mai dal macellaio, perché io nel mio agriturismo prendo una mezza bestia da un contadino che lui alleva la chianina. Ah, e poi ecco, dopo la faccio frullare e la seziono io, di conseguenza se sbaglio è colpa mia e faccio tutto da sola, insomma. Tu fai troppo tutto da sola, per quello che dopo non trovi un fidanzato. E infatti è quello che mi dicono in tanti, non ho tempo e... Raccontami un po' come è composta la tua famiglia. Allora c'è mio padre, mia mamma e mia sorella. Mia sorella ha un compagno e poi ho un nipote bellissimo, Tommaso. Che adesso è a scuola, 12 anni. A scuola. E lavorate tutti lì nell'agriturismo? E lavoriamo tutti nell'agriturismo. Poi ovviamente ci sono i fratelli di mio padre, che sono tra i miei zii, che uno non è sposato, gli altri hanno moglie e uno ha un figlio solo, Luca. L'altro ne ha 3 di figli, Paolo, Nedi e Mari. Però soltanto Paolo lavora lì con noi, le sorelle si sono sposate e non lavorano più lì nell'agriturismo, nell'azienda, che è un agriturismo però principalmente un'azienda agricola. Ecco, un'azienda agricola è bello perché tu produci tutto, bello, una bella famiglia siete, sì. Litigate ogni tanto? Come no, come in tutte poi le... Poi toscani, Come in tutte le famiglie. Ecco, una volta che ho tolto tutto questo... Tutto il grassino, diciamo. Tutte le parti... L'hai aperto come tasca, questo è un lavoro che potete farvi fare dal macellaio, certo. Perché se lo faccio io butto via il pezzo. No, ma poi si rischia di tagliarci, invece esatto, facendolo invece così... Ecco, una volta che è aperto... Cerchiamo di anche gli animali? Sì, abbiamo gli animali da cortile. Quelli, diciamo, quelli che non mangiate, intendo dire. Ah, sì, sì. Abbiamo un gatto. È una gatta nera. Che è la tua gatta? Sì, la gatta nera, Thea. Cani? No, cani non ne abbiamo più adesso. No, se ci sono i gatti, forse meglio non ci sono i cani. A meno che tu non hai un cane come il mio che va d'accordo con i gatti. Prima avevamo tanti gatti perché il fratello di mio nonno era un cacciatore e di conseguenza in casa nostra c'erano anche tanti gatti. Allora, così ti abbiamo conosciuto un po' di più, adesso ti ho fatto parlare intanto che aprivamo la tasca, sì. Io sto tagliando i pistacchi che adesso ti servono, sì, poi taglio la mortadella e il purè, diamo la reclame così poi andiamo avanti a fare questa tasca di manzo ripiena al purè di dragoncello. Scusate, ma qua si sta lavorando alla cremente. Stiamo facendo questa tasca di manzo ripiena con purè di dragoncello. Lei ci ha insegnato a pulire bene la tasca da tutto il grassino. Abbiamo fatto il buco e l'abbiamo salato e pepato. Adesso sì. Mi stava aiutando, vero? Ma posso fare io se tu devi fare altre sì. cose. A pulire le patate perché dobbiamo fare il purè di dragoncello. Quindi io mi occupo... Sì, e poi una patata va messa anche all'interno. Allora, tieni. Sì. Questa la dote... Però la schiacciamo. Ah, la schiacciamo. Però mi serve prima... Il pistacchio che ti ho tagliato. Sì, il pistacchio e la mortadella. Ah, okay, allora nel frattempo abbiamo scolato... Mi muovo, ho capito che devo muovermi, va bene. Sì, abbiamo scolato i funghi, le premiamo un attimo con il cucchiaio per far togliere bene tutta l'acqua. E poi li tagliamo anche questi. Faccio io così. Okay. Sì, tu taglia i funghi e io guardi, sto... Ciao!
mia. Chi era? Il Ciupiciù? Ma cosa sta facendo? La liana fa Tarzan. Non sarò mai la tua Jane, Ciupiciù, sappilo. Allora, io ho schiacciato le patate, okay, come mi hai detto. Adesso tagliami la mortadella. Io ho tagliato i funghi. Nel frattempo ho messo la noce di burro nella padella. Saltiamo pistacchi, funghi e mortadella. E poi alla fine ci mettiamo la patata, e ovviamente il sale e un uovo. E con questo è la farcia per riempire la nostra tazza. Ma ho mischiato sbagliato? No, ho fatto bene. Perfetto. Va bene, meno male. Perfetto. Ah, quindi mettiamo tutta la farcia, funghi, scolati, mortazza e pistacchi tutti insieme. Aspetta, sì, facciamo così, guarda. Ecco, sì. Aspetta, aiuto io. Poi mettiamo. Vengo io, vado io dalla montagna, com'è la montagna Maometto lì? Sì. Ecco. Questo non ci serve più, lo mettiamo. Allora, alziamolo per alzare. Dimmi, cosa vuoi alzare questo? Sì. Così. Ecco, perfetto. Ok, così. Poi, allora, le patate sono qua, mi hai detto, sì, che una parte ti servono per la tasca nel, sì, momento in cui, adesso, immagino, sarà pronto il tuo... Sì, adesso è pronto, e poi mettiamo subito la patata, vediamo un po' quanta, all'incirca una. Una bella patata di quelle grandi, sì, e mischiamo il tutto, perché tutto, vedete, questa farcia, da quello che ho capito, io deve finire nella tasca, giusto? Sì, sì, un po' e di sale. E poi a parte faremo il purè al dragoncello. Sì. Adesso, magari... Uovo, il sale l'ho già messo. Il sale l'abbiamo messo, quindi abbiamo messo il fungo strizzato. La mortadella. Il fungo strizzato ammollato in acqua, il fungo secco. La mortazza, cos'era? Un etto almeno? Sì. Un uovo. Un uovo, i pistacchi e la patata che ha fatto d'amalgama con, sì, l'uovo. Sì. Quindi tu usi due amalgame, un po' l'uovo e un po' la patata. Sì, perché l'uovo... A volte lo faccio senza uovo, perché io magari ho un po' più, diciamo, occhio per riuscire a capire come, cioè, mettere le dosi più giuste. È giusto, però giusti, per non sbagliare, noi siccome diamo un consiglio, insomma, a gente che magari è bravissima a cucinare, ma alcuni magari come me, che sono un po' più imbranati, l'uovo aiuta. Brava. Senti, Lia, una cosa volevo sapere. Invece della mortadella, si può usare anche un altro salume? Certo. O in questo caso... Prosciutto cotto. Prosciutto cotto. O crudo. Salame no. Salame no. Ma io direi il cotto, forse, anche per un discorso di colore, no? Sì. Che è più bello. Però sappiamo che la mortadella è più profumata e più buona. Quindi, vedete, questa farcia è importante, perché è la novità, è la farcia, è l'insieme di queste. Sono una patata lessa, 50 grammi di funghi secchi, 50 di pistacchi, un etto di mortadella, sale e pepe, un uovo e tutto messo dentro così. Allora, chiudiamo. Possiamo... Ma che ago! Chiudere, ecco, o con l'ago, se avete un ago del genere, ma... temo di no a casa, ma o se no anche sì, o se no anche con i denti, però mi piace vedere così, dai, sì, allora guarda, facciamo così, taglio e cucito. Mi fai gentilmente, mi accendi il fornello per mettere, sì, come così no, si per scalda mettere la, assolutamente si scalda la. Aspetta, casseruola, accendiamo la casseruola. La devo riempire di qualcosa? Ci olio? Mettiamo l'olio quando però è calda la casseruola, perché se mettiamo quando, okay, l'olio quando è già calda ne mettiamo un pochino meno. Davvero? Perché si spande, così ne usiamo un pochino meno. Hai ragione, vedi, questo non ci avevo mai pensato. Se voi mettete l'olio quando la padella è più grande, ne mettete un po' meno, va bene. Sì, quando è bella calda, non necessita... Ok, ma è così, pronto, poi senti, dopo... questo qui va tutto cotto in padella, devi infarinarlo, qui vedo no, la farina, no. No. Senti, ma questo va cotto tutto in padella o poi lo porti in forno? Si può cuocere coperto con il brodo sulla fornelli. Oppure anche in forno. Adesso vediamo come lo facciamo noi. D'estate, siccome per motivi di caldo, meglio sul fornello, che il forno tende a fare più caldo. Però sta alle signore. Va bene. Caldo? Sì, secondo me è abbastanza. Allora, mettiamo l'olio. Così facciamo vedere con la cottura. Tanto il procedimento è uguale. O lo lasciamo qui o lo mettiamo nel forno. Non cambia nulla. In quanto cuoce questo... È un pezzo così, ci vorrà una quarantina di minuti. Minimo. Minimo, sì. Così bello caldo. Ora lo facciamo rosolare da ambo i lati e poi nel frattempo prepariamo il nostro
Lo saliamo quando è rosolato da involati, perché se si sala prima si aprono le fibre. Esatto. E poi quando è rosolato ci mettiamo sul brodo, ma solo quando è rosolato. Prima il vino bianco. Ah, ok, mettiamolo qui, prima il vino bianco e poi il brodo. E poi il brodo e poi salato quando è rosolato. Il pepe non ci serve più. No, il pepe l'abbiamo messo solo l'abbiamo dentro. Già messo prima, quindi non ci serve più. L'uovo l'abbiamo messo. Ci serve invece un po' di burro, un po' di latte per il nostro purè. Sì, ora appena rosolato lo metto. Vediamo, Mentre poi qua va, facciamo il nostro purè. Vedi, quando è rosolato da tutti i lati. Tu una mano, non usi due palette, brava, no. Proprio. Però mai usare qualcosa che buca, giusto? No, niente forchette. Niente forchette. Dimmi quando posso sfumare al vino bianco che io ecco, di solito io ora, quando ho rosolato da tutti i lati, tolgo l'olio. Perché anche questo, l'olio di cottura, rende poco digeribile il piatto. Hai capito? Togliamo l'olio. Vai in avanti. Posso buttarlo qui? Sì, fallo così. Diciamo, in genere non andrebbe fatto così. Speriamo non cada dentro tutto. Va no, bene. No. Poi? Ok, buttiamo il vino. Ok. Quando ha evaporato il vino mettiamo il brodo e il coperchio, così va. Aspettiamo? Sì. Un aspettiamo attimo. Che sia bello evaporato, tanto non ci corre dietro nessuno, grazie a Dio. E poi così spieghiamo bene tutti i passaggi, sennò. Sì. Allora, tu hai detto che in questo modo può andare 40 minuti bello coperto e non lo tocchi più? Tu no, ci aggiungi un po' d'acqua? No. No, il brodo. Il brodo è coperto finché praticamente non si asciuga tutto il brodo. Sì. Sulla fiamma? Oppure nel forno a quanti gradi? A 180. Vedete? È un litro almeno di brodo, sì. No? Poi vediamo se caso mai ne necessita ancora, lo aggiungiamo. Man mano. Ok. Quello poi lasciamo lì. A volte i macellai... Occupiamoci del purè che è già qui dentro, sì. Quello che ho messo. Okay. Già. Purè al dragoncello. Adesso voglio vedere se il maestro, mentre noi ci organizziamo, è in grado di farmi una canzone col dragoncello. Questo profumino, sono in grado di fare qualsiasi cosa, penso. Ti faccio sentire. Scusi, provi. Provo. Perché non mi fido di lei, va bene? Ci provo. Provi. Ma com'è bello sto rametto e dragoncello. Me lo lavo nel lavello, poi lo metto nel purè. Ma che sfizioso, un profumo appetitoso ed il nome assai curioso, dragoncello come a me. Oine, oine, oine. Vedrai che balletto che farò questa settimana. Sono molto curioso, Antonella. Vedrai, siamo nel mondo della disco questa settimana. Anni 70, 80? La disco music, 70, 80, vedremo. Allora, aggiungiamo. Stiamo studiando. La nostra noce di burro. Poi il sale, se non l'abbiamo messo nella cottura delle patate. Poi mettiamo il nostro latte. Il latte. Quindi un classico purè, insomma, sì, no? Sì, sì. La cosa che vorrei capire è il dragoncello. Il dragoncello lo mettiamo alla fine, perché cotto non è... perde il suo... Quindi tu lo metti intero, non è che viene frullato? No, si trita a mano con il coltello. Ah, adesso te lo preparo qui. Sì, 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 lo tritiamo le foglioline. Ecco, un altro po' di latte. Poi dipende da come piace il purè. A me piace morbido, ad esempio. C'è chi lo ama più duro, mette meno latte. Sì, mette questo è sempre questione però di gusti. Però dipende. Da tu quando cucini. Senti, c'è una cantante che ti piace? Un cantante, una canzone? Sì. Mina è la mia preferita. Mina, abbiamo qualcosa di Mina? C'è una canzone di Mina che ti piace? Così metto in difficoltà un po' il maestro, o il maestro su, o il maestro giù. Adesso li metto in difficoltà. Vabbè, grande grande è la più bella. Però a me piace anche... Sono come tu mi vuoi. Sono come tu mi vuoi. Sono come tu mi vuoi. Maestro non è in grado. Oh, grande grande però. Ma sì, ma vada con grande grande, va bene tutto. Con te dovrò combattere, non ti si può pigliare come sei. I tuoi difetti sono talmente tanti che nemmeno tu li sai. Sei peggio di un bambino capriccioso, la vuoi sempre vinta tu. L'uomo più egoista e prepotente
che abbia conosciuto mai. Ma c'è di buono che al momento giusto tu sai diventare un altro. In un attimo tu sei grande, grande, grande come te, sei grande solamente tu. Lia da Bibbona, se tu quando mi senti una canzone così romantica vai avanti a pulire, per forza non lo trovi più il fidanzato, eh? Dai! Daniela Strobogna, vieni! Dani, tu ce l'hai il fidanzato? Sì, eccoci. No, devo farmi i fatti miei, me l'ha dato per dire, non mi chiedere altro, non ti chiedo altro, Daniela. No, molto... no, che no, scherzi. È un fidanzato ufficiale. Ufficialissimo. Ah, ecco, è tante anni che state, avete questa storia, che state sì, insieme. Sì, abbastanza. Beh, allora, e sono felicissima. Oh, ma che bello, come il Dani, primo finalmente, giorno, finalmente. Io sento sempre queste donne che si lamentano, no. E invece sono felice che tu sia felice. Dico solo che è un uomo che ama cucinare. E ama il vino, immagino. Ama il vino e ama cucinare, ecco. Per cui meglio di così non potevo capire. Ma che bello! Quindi... Adesso un giorno ce lo porterai perché siamo tutti curiosi, certo. Come delle scimmie. Intanto, scusami, è uscito il nostro arrosto, la nostra tasca di manzo ripiena. Sì. La vediamo, la seguiamo intanto che lei lo prepara al piatto. Intanto abbiniamo questo meraviglioso rosso. Allora, oggi sono andata sul rosso, naturalmente, vista la presenza della carne. Non perché questo sia un binomio inscindibile, perché abbiamo già detto più volte che potrei anche mettere dei vini bianchi, ma è una carne rossa così ricca e direi che è un bellissimo. Rosso. Bello stracottone. Ecco, e oggi ho puntato su un sangiovese, ma vorrei fare proprio l'elogio del sangiovese. Ma oggi c'è il pubblico che viene dall'Emilia Romagna. Guarda. Ma non è un sangiovese romagnolo, però. No. Questo è un sangiovese toscano. Perché è vero che il sangiovese nasce, diciamo, insomma, tutti tendono a farlo appartenere alla propria Romagna. Regione, Romagna, Toscana, lo troviamo fino in Sicilia addirittura. Ma quello che ho scelto oggi è proprio, dicevo, l'elogio del sangiovese, perché è un vitigno che si plasma in tutte le regioni, è in tutte le latitudini, dalla collina alla montagna alle zone più costiere. Questo è un sangiovese della Maremma toscana, quindi viene dalla costa. Hai notato? Vabbè, in omaggio alla nostra Lia, dai. Sì, si arrotonda proprio nelle parti più acide e tanniche, e secondo me questo è un vino, e quindi chiedo anche conforto poi nell'assaggio, proprio che si può sposare bene, anche perché c'è la componente del purè che un po' sdrammatizza la carne. Sai che è buono, guarda, credimi, io sono una... di pesce non tanto, ma di carne sono una buona intenditrice. Questo stracotto, chiamiamolo così, arrosto, guarda, metti sul cucino anche. Sì, il cucino ci è vuole. È meraviglioso. Signore e signori, grande ricetta. Brava Lia, guarda, ma guarda che roba! Bellissimo. Ah, ma io lo vorrei mangiare a pranzo, sì, Lia. Certo. Me ne tieni un pezzettino per il pranzo, che è certo. Buonissimo. Con questo piatto te non capisco come possa non trovare un fidanzato. Daniela, non hai un amico no, da presentare? Certo, non c'è fidanzato. Ma no, no, ma no, non ma so. Ci attiviamo subito. Attiviamoci, una rete immediata. Sì, allora, Malvina è fatta. Franco Ricci. Ma Franco Ricci è già sposato, sì, lui, vabbè. È già sposato, non confondiamo, è già sposato Franco Ricci. Allora, adesso, a proposito di donne sposate... Andiamo. Emilia Romagna, Marche, votate! Un pubblico vivacissimo quest'oggi. Ricordo che Iolo è in vantaggio 2-0 su Davide. Vediamo a chi va il punto. Io saluto intanto Lia Galli da Bibbona con la sua tasca di manzo ripiena con purè il dragoncello. Vi do appuntamento come sempre a domani a mezzogiorno. Inutile ricordarvi sabato, mi raccomando, ti lascio una canzone.